Bene, ed ora vi porto a Fabriano, la città della carta dove si sta tenendo in questi giorni Fabriano, carta e cultura, una bella manifestazione che mette in luce la creatività che ruota attorno al mondo della carta. Manolita Scocco. La carta torna al centro della cultura fabrianese con la seconda edizione di Fabriano Carta e Cultura e la 17ª di Festando la Carta, un ciclo di eventi previsto dall'11 al 29 settembre per celebrare la carta, uno dei pilastri della storia e dell'identità regionale. Tra gli eventi di punta di Carta e Cultura, il Forum Nazionale delle Città Creative UNESCO con Fabriano coordinatrice. E poi l'apertura ufficiale del festival con l'Alexio Magistralis di Massimo Cacciari. La domanda non può che essere una: la carta è viva? La carta è il supporto dei libri, la carta è il supporto di quelle poche lettere che ancora scriviamo, la carta si tocca, la carta ha un corpo, a differenza dei nostri apparecchi, telefonini e così via. Lì sono puri strumenti, la carta è come il libro. È un'amica, un compagno, la differenza è tutta qui. Telefonini, computer, eccetera, sono strumenti, hanno proprio la natura dello strumento, il che non vuol dire creare contrapposizioni o contraddizioni, non c'è nessun problema, nessuna contraddizione tra libro e digitale, nessunissima. Certo, il rapporto va pensato, va costruito, ma non c'è nessuna contraddizione di principio.